Nell'ambito di Nutrire la città, coltivare il futuro, un fitto programma di appuntamenti dedicato alla nutrizione e all'agricoltura, fino al 25 ottobre il Touring Club italiano presenta Io sono il Po, acqua, cibo, territorio, storia, un percorso unico e straordinario di conoscenze in quattro tappe per raccontare il principale fiume italiano. La rassegna, che ha toccato le regioni del nord Italia, si chiude a Torino dal 16 al 18 ottobre con una riflessione sull'immaginario collettivo legato al grande fiume e sulla messa in sicurezza del territorio. Franco Iseppi, presidente del Touring, afferma di aver voluto questo progetto perché ha creduto fermamente che il territorio del Po, nelle sue identità diverse, dalla montagna al mare, possa e debba essere conosciuto e valorizzato. Il Po è inoltre un'area nella quale si integrano culture diverse, collegate da un fiume che non può più essere percepito come confine, ma deve essere vissuto come un elemento di comunicazione e unione tra coloro che lo abitano, lo praticano, lo vogliono conoscere anche e soprattutto attraverso un turismo sempre più consapevole. Lo spazio Murazzi Student Zone, via Murazzi del Po 26, storicamente legato al Po, recuperato dal comune di Torino e oggi animato dalla presenza quotidiana di studenti, sarà la sete dove si svolgeranno le attività. Oltre al convegno ci sarà la mostra fotografica Vivere il fiume, un ponte tra memoria e futuro, un racconto per immagini degli straordinari scenari del Po che esalta il rapporto tra l'uomo e il grande fiume, mettendo a confronto fotografie storiche dal primo Novecento agli anni Sessanta. Aperta al pubblico, prove di canottaggio, una visita guidata alle sale auliche del Castello del Valentino, il percorso in bicicletta e la pratica guidata di yoga lungo il fiume. Dopo aver discusso di biodiversità sul delta, di sicurezza e qualità del cibo a Parma, di rapporto tra acqua e terra a Cremona, a Torino si parlerà della messa in sicurezza del territorio con l'incontro, venerdì 16 ottobre, Uomo e fiume tra memoria, storia e geografia. Tra i relatori, Cristian Greco, direttore Museo Gizzi di Torino, Davide Poggi, Politecnico di Torino, e Ippolito Ostellino, direttore del Parco del Po e della Collina Torinese. L'ambizione, portata avanti dal Touring Club in questi mesi, è stata anche quella di chiudere il viaggio con una carta del Po, un momento importante di riflessione a più voci su un futuro possibile del fiume e del suo territorio. La tappa torinese è realizzata con il patrocinio della città di Torino.